Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Colpo Gobbo. Parliamo di un argomento un po' delicato che riguarda un po' la categoria di cui io faccio parte, ma non solo, anche di pagine Facebook e di tutto il mondo social. Parliamo di quello che è successo dopo domenica, dopo la morte di Davide Astori, dopo che la notizia ha cominciato a girare. Io personalmente, con il mio gruppo di amici, abbiamo deciso di non fare alcun video, quindi il mio gruppo di colleghi sono Nino JFC, Vibi Channel, Delio Petrelli, Kinushi, Daniel Goyo Gobbo, Fuori Rosa TV, tutti noi, ok, quelli del processo, i soliti, abbiamo deciso di non fare video. L'unico che l'ha fatto demonetizzato è stato Nino JFC, in cui ha spiegato le proprie ragioni per cui non è riuscito a portare il video post gara di Lazio-Juventus 0-1 di sabato sera. Domenica è uscito questo video, ha detto: non faccio il video per questa ragione. Poi dopo un po', addirittura quel video, se non sbaglio, mi pare di non averlo più visto, cioè l'ho visto, l'ho cliccato e mi dice video non disponibile perché probabilmente Nino lo ha tolto. Ok. Ha utilizzato quel video là per giustificarsi di una propria mancanza per determinate ragioni e poi l'ha tolto. Oggi ho visto lo schifo dello schifo proprio su YouTube. Ho visto alcuni miei colleghi che fanno la stessa cosa che faccio io, spettacolarizzare la morte di questo ragazzo per ottenere views, okay, iscritti e soldi. Soldi è la cosa più brutta, perché state sciacallando sulla morte di un giovane ragazzo. Ho visto gente piangere apposta in alcuni video per fare soldi. Soldi ragazzi, cioè non pochi, perché questi video qua poi con musichetta strappa storie, strappa lacrime e cazzate dette così banali, poi cose banali, proprio veramente banali, alla fine sono uno spettacolarizzare questa. A noi italiani piace questa cosa. Da youtuber tu sei stato molto furbo nel fare questo tipo di lavoretto qua per beccarti i soldi. Io ti reputo un po' una cacca umana, scusami, questa è la prima impressione che ti ho dato. E io ho anche commentato sotto il tuo video e ti ho consigliato di levare la monetizzazione, almeno quello. Tieniti gli iscritti, tieniti le views, ma leva la monetizzazione. E tu mi hai detto, mi stavi prendendo per il culo, che la monetizzazione l'avevi tolta. A, non ci vuole un genio per capire se la monetizzazione è tolta, perché basta cliccare su un video e quando comincia a girare una pubblicità, che può essere video o in banner, significa che tu stai monetizzando. B, io lavoro in ambito pubblicità online, quindi non me la fai così, nel senso non mi prendi per il culo, per cui lo so, ti ho detto togli la monetizzazione e ti ho scritto PS, prego. Ma non voglio prendermela con te, fai quel cazzo che ti pare. Io in questo canale non porterò mai contenuti strappalacrime, a meno che non riguardino la mia squadra, per cui debba proprio parlarne, ma se riguardano altre squadre, evito di spettacolarizzare la morte di altre persone, evito. Oppure, una cosa che io avevo consigliato a Nino e che magari avrei fatto nelle condizioni di Nino: io avrei monetizzato il video e poi destinato i soldi alla ricerca e reso tutto trasparente, tutto tracciabile, facendovi gli screenshot di quelli che erano i soldi che ricevo da YouTube per quel determinato video e le ricevute dei versamenti. La stessa cosa, ragazzi, io l'ho fatto nel video di Marisa Matto. Quando raggiungerà una quota cospicua, e vi metto il video sotto in descrizione, per cui mi raccomando, andatevelo a vedere. Ok? Perché tutto ciò che deriva da quella monetizzazione io lo destinerò già a Marisa Matto e ho fatto già una piccola donazione da parte mia. Ok? Passiamo invece a Facebook e tutti i social come Twitter, eccetera. Ieri è girata un po' questa notizia del fatto che la Fiorentina avrebbe concesso il rinnovo del contratto alla famiglia di Astori, perché poveraccio il ragazzo ormai non c'è più, per continuare a dare dei soldi alla famiglia. Questa notizia è falsa, c'è cascato Malagò e ci sono cascate le maggiori testate giornalistiche italiane. Ma io mi chiedo come cazzo è possibile che nel 2018 ancora tante testate giornalistiche importanti, tanti canali come Eurosport, che sono comunque degli agglomerati di news, eccetera, e delle pagine Facebook molto autorevoli e importanti, scrivono determinate baggianate senza verificare le informazioni. Questa è una delle cose più gravi della stampa italiana. Perché
Ma allora anche a questo punto, anche nella politica, anche nelle questioni molto più importanti di queste, scusate, che riguardano comunque la completezza nazionale, tipo la politica, le decisioni che vengono prese, cioè non ci si può più fidare di nessuno perché ognuno scrive la prima baggianata che gli salta in mente. Stiamo arrivando a questi livelli, Io ragazzi nel mio canale tenterò di portare sempre notizie verificate. Quando porterò notizie ho il mio punto di vista, al massimo troverete questo. Di sicuro ragazzi vi assicuro che io non farò mai iscritti, visualizzazioni e soldi sui morti, e se lo faccio lo faccio per una buona causa, per poi destinare quei soldi altrove. Ma di sicuro non vado a spettacolarizzare la morte in questo modo, piangendo per finta, mettendo musichette di storie strappalacrime e così via. Ok, queste cose nel mio canale non le trovate, e mi auguro che voi da utenti ormai che guardate video capiate anche qual è il funzionamento e come vengono fatte, con quale strategie molto spesso vengono fatte queste cose da creatori di video che un po' sono furbetti, che approfittano del momento per farsi un po' il portafoglio di soldi, per farsi poi la vacanzina d'estate. Questo è il funzionamento, che è il processo mentale di un creatore di video un po' bastardo. Aggiungerei. Ragazzi, questo è tutto. Io vi auguro una buona serata di Champions League, spensierata, divertitevi. Chissà come finirà PSG Real Madrid, che è la partita un po' più interessante di stasera, visto che Liverpool ha già ipotecato la qualificazione. Noi ci vediamo domani sera, ok, con le live reaction di Tottenham Juventus, partita fondamentale, sentitissima da parte di tutti. Mi auguro che stavolta venga a farmi compagnia Vincenzo di VB Channel. Io vi mando un salutone e fino alla fine, forza Juventus!